a tutti, sono TheHuge, il meme di YouTube, e oggi vi mostro la faccia e la camera per parlarvi un po' di una breve intervista che ha coinvolto me e pochi ragazzi e che è finita addirittura su Il Cinematografo, programma Rai che tratta di cinema, condotto da Luigi Marzullo, meglio noto come Gigi Marzullo. Poiché si tratta di un'intervista molto breve, prima vi spiegherò un po' di cosa trattava, poi vi mostrerò direttamente la scena a fine video. Se volete vedere la puntata del Cinematografo in cui appaio, vi dico solo che è quella del 4 settembre e che insieme ad altre puntate tratta di Gigi, di quando era presente al 79esimo Festival del Cinema di Venezia, precisamente al Lido di Venezia, un'isoletta vicina a Venezia, in cui presiede Palazzo Cinema, dove tra red carpet e varie sale di cinema ho incontrato vari VIP che erano presenti per le proiezioni dei loro film, oppure anche solo per il red carpet. Io personalmente non sono tipo red carpet. Molta gente si era accampata tutto il giorno solo per trovare un posto libero per prendere posto e farsi le foto con i VIP la sera quando sfilavano. Vedevo gente con i cappelli, con gli ombrelli e che si montavano anche cappellini di carta tipo i muratori quando lavorano al sole. Tutto questo per prepararsi tutto il giorno al sole e fare la foto col VIP la sera. Io infatti non sono tipo da red carpet perché non ci davo nulla di che nel vedere degli attori sfilare come se la loro arte fosse sfilare, quando sono lì per vedere film su film aggiornati da Cinemania quale sono. Tra una cosa e l'altra ho visto anche Zero Calcare, che era lì sia per lavoro che per diletto. Ho visto anche Timothée Chalamet, bravissimo in Bones and All, fatto da Dio ma anche per stomaci forti, ma era venuta molta gente solo per lui più che per molti altri attori, il che insomma secondo me non rende giustizia. Però tornando all'intervista, sono apparso per pochi minuti insieme alla mia amica che avete visto in foto e pochi altri ragazzi presenti a Venezia, perché Gigi voleva incentrarsi in maniera particolare sui giovani, ponendoci come unica domanda dove e quando era nata la nostra passione per il cinema. E ognuno di noi ha detto la propria storia, il proprio rapporto e cosa ci ha portati a venire qui. Molti discorsi insomma ci hanno tagliati per motivi di tempo, ma io e la mia amica sì, abbiamo parlato originariamente anche del nostro cineforum, il cineforum Ezechiele, che prende nome da Pulp Fiction, dal salmo inventato di Ezechiele 25:17, per chi vuole informarsi. E io e la mia amica in particolare siamo apparsi in piani molto ravvicinati e contro sole, senza contare che non potevamo guardare direttamente nell'obiettivo perché è una regola un po' basilare. Detto questo, dopo avervi preparati, insomma, vi mostro la scena. E buona arrivederci, appena l'avrete vista. La mia voglia di cinema nasce un po' indirettamente da vari fattori. Grazie in particolare al mio professore di storia e filosofia, che spiegava le sue lezioni grazie a diverse scene di film neorealisti. E in queste piccole scene lui riusciva perfettamente a cogliere fatti storici, personali, che riguardavano la nostra società sotto svariati punti di vista. Sono estremamente contenta di essere qui alla Mostra del Cinema di Venezia. La mia passione per il cinema, che io mi ricordi, ce l'ho dalla nascita, perché in famiglia ci è sempre piaciuto guardare film insieme la sera soprattutto. Viva la Mostra del Cinema di Venezia!